ad attenderlo c'erano centinaia di giovani in coda per autografi, selfie di rito o anche solo per una stretta di mano. Piero Angela era l'ospite più atteso del seminario La fisica spiegata dai protagonisti italiani, ospitato a Palazzo Gotico. Intanto benvenuto a Piacenza, è già stato qua? Sì, sono stato in passato, però vado sempre un po' in giro in questo caso, che è veramente straordinario, si scoprono delle cose in Italia, è bellissimo questo posto. Non ho mai il tempo di vederle bene queste cose, tra un aereo e un treno. È circondato dall'affetto di questi giovani, segno che appunto ancora oggi continuano a seguirla. Sì, guardi, poi per me è importante che questi programmi, questi libri non finiscono così, al macero o in archivio, continuano nella mente dei giovani, tantissimi ragazzi che fanno poi l'università scegliendo una materia scientifica perché hanno visto i programmi, e quindi questo è importante specialmente per il nostro paese che ha bisogno di giovani scienziati e di una cultura scientifica. È stata l'occasione per parlare con il creatore della trasmissione Quark del mondo della televisione, che dal 68 lo ha visto tra i protagonisti. Diciamo che la televisione segue un po' questa problematica che è un po' di tutti i mezzi di comunicazione, quello della super concorrenza, per cui bisogna adeguarsi agli ascolti e quindi cercare l'audience per fare tariffe pubblicitarie adeguate ai costi, e allora questo è un problema per la televisione più che per i giornali, perché i giornali possono avere una pagina in più, la televisione è verticale, non è orizzontale come i giornali. Quindi con questi nuovi canali c'è però la scienza come la cultura bisogna diffonderla sui grandi canali, non sui piccoli. Spazio poi al tema del seminario, la fisica. L'Italia investe poco nella ricerca, la critica mossa da Piero Angela. La fisica è tutto, è la materia, noi siamo fisica, siamo nati dalle stelle. Adesso c'è una nuova branca della fisica che avrà certamente impatto anche nell'economia, ci vorrà un po' di tempo, è quella delle nanotecnologie che si infilano dappertutto, nella microelettronica, nella biologia, nella medicina e naturalmente anche nell'energia. Ecco, quindi la scienza è un po' come la stanza, la caverna di Alibaba. Una volta che si hanno le chiavi per entrare è pieno di cose fantastiche, basta capirla e basta finanziarla. Questo è uno dei problemi che in Italia deve essere risolto. Noi investiamo nella ricerca la metà degli altri paesi nostri competitori. Infine Piero Angela ha rivolto un consiglio ai giovani che scelgono di dedicarsi alla scienza. Essere consapevoli di entrare in un mondo in cui non ci sarà una professione, l'ingegnere, l'avvocato, dovranno essere molto flessibili e soprattutto direi un giovane che vuole emergere, che vuole affermarsi, non solo avere così tira campà, di cercare sempre l'eccellenza, qualunque cosa faccia.